La Commissione Trasporti al Senato ha espresso parere negativo sulla nomina di Matteo Africano per il presidente dell'autorità portuale del Mare Adriatico Centrale. Il commento dell'assessore ai trasporti della Regione Marche, Guido Castelli. Non smetto di ricordare che comunque l'intesa data dal presidente Acquaroli, dal presidente Marsilio, era stata formulata sulla base di una proposta del ministro delle infrastrutture. Quindi da questo punto di vista evidentemente c'è qualcosa da valutare anche all'interno della compagine governativa, perché quel voto è un voto principalmente che va in senso opposto a quello che aveva proposto il ministro Giovannini. Come tutte le cose si andranno accomodando, si andranno a risolvere, però in questo momento c'è evidentemente una questione, una dinamica tutta interna alle forze di maggioranza che guidano il governo Draghi, perché, ripeto, se una proposta del ministro Giovannini, un ministro tecnico, un ministro dall'altro, insomma, che ha anche una storia specifica, un uomo, un intellettuale, ma anche, voglio dire, di cultura progressista, evidentemente qualche elemento di limatura dovrà essere fatto anche all'interno al Ministero che è di fronte a Porta Pia, no? Dove ci sono, come è noto, le varie prese, la marmora, se non vado errato, i bersaglieri sono nati da quelle parti, quindi vediamo cosa accadrà, ma l'importante è che le Marche possano presto e bene confidare su un'autorità portuale capace di essere strumentale agli interessi di una regione che non può fare a meno di questa struttura.